l'ultima tappa, diciamo, prima che finiscano le scuole. Io sono la new entry, per me è la nuova esperienza, è molto bella e penso che soprattutto dopo questi due anni i ragazzi, soprattutto questi ragazzi, hanno bisogno di riprendere con lo sport e di riprendere a sorridere. Penso che questa manifestazione sia perfetta per questo. Cosa deve fare un ragazzino per iniziare a giocare al rugby, se veramente ne ha voglia? Beh, il rugby sicuramente è uno sport per tutti. Come manca il rugby italiano per essere un pochino più presente nelle Sei Nazioni? Io del rugby non so moltissimo, non guardo e ho smesso di guardare il rugby quando ho smesso di giocare, ma penso che a questi ragazzi bisogna dargli del tempo. Non c'è stato un cambio generazionale e io ho molta fiducia in loro e penso che abbiano del tempo come l'abbiamo avuto noi quando abbiamo iniziato a giocare questo sport. È una giornata di sport, di spensieratezza e di allegria per questi bambini. Il tennis italiano che sta migliorando negli ultimi anni, ma naturalmente c'è sempre bisogno di nuove leve. No, il tennis italiano è messo molto bene a livello maschile, siamo tra le prime tre nazioni del mondo, per cui non c'è niente da dire. I nostri ragazzi stanno crescendo molto bene. Che caratteristiche deve avere un giovane per approcciarsi al tennis? Deve saper giocare a tennis, prima cosa. Avere un grande fisico, una grande testa, un grande cuore, per cui non è così facile. Qualunque esso sia, singolo, di gruppo, non ha importanza, ma fare sport, perché lo sport poi è vita, è socializzare, è stare bene insieme, appassionarsi, condividere. Anche perché purtroppo dopo questa maledetta pandemia tanti bambini hanno smesso di fare sport, si sono legati troppo alla tecnologia, iPad, telefonini, PlayStation, e questo, il nostro scopo è quello di farli rientrare in un mondo che gli apparteneva fino a 2-3 anni fa. Loro devono fare sport, non giocarci con lo sport, farlo, che è completamente diverso. Calcio di questi ultimi tempi, è quanto mai importante che i giovani pratichino lo sport e magari anche il calcio, visto che sono due, con quella di quest'anno sono due edizioni della Coppa del Mondo alla quale non partecipa l'Italia. Ma sai, io sono un po' privilegiato in questo tour, perché solitamente la stragrande maggioranza sono bimbi, quindi sono più portati per il mio sport, però sono quattro discipline, una diversa dall'altra, e magari qualcuno può appassionarsi anche ad altre realtà. Le bimbe per esempio impazziscono per la pallavolo con Andrea Lucchetta, però ripeto, per noi la testimonianza importante è quella di dire a questi bimbi: non siate sedentari, fate sport ragazzi, perché lo sport vi aiuta poi a vivere la vita in un modo completamente diverso. Ecco, voi date qualcosa ai bambini, ma cos'è che i bambini possono dare a noi adulti? Il sorriso. Quando un bambino ti sorride, almeno per me è una gioia meravigliosa, vuol dire che il bambino sta bene, il bambino è sereno. Questo è il nostro futuro. Dargli anche qualche consiglio, perché spesso vediamo anche qualche bambino che non è legato alla voglia di fare sport. E anche l'alimentazione è importante. A volte vedo dei bambini che sono un po' sovrappeso rispetto alla loro età. Allora fagli capire che bisogna mangiare, ma non esagerare. Diamo dei consigli utili perché loro possano crescere meglio. Sei sempre il più pazzo di tutti anche in questi appuntamenti? No, l'essere di sorriso, di spensieratezza, dà la possibilità di accogliere in una parte molto assolata di bambini che vogliono comunque condividere la passione per il divertimento. Musica, interazione, giochi sportivi, qualcosa che viene offerto con uno spirito diverso, quindi non ci sono ricerca di talenti, non ci sono competizioni, non c'è lo stress, non ci sono i genitori, ci sono le maestre che incontrano nella città, nella loro città, tutti i bimbi che vogliono venire qui per trascorrere una giornata di pieno divertimento. Sì, è la seconda edizione, insieme al Panatta e tutti i grandi campioni che ci hanno dato questa possibilità di coinvolgere i nostri ragazzi nello sport, in queste discipline, ma soprattutto, voglio dire, tramite loro è una grandissima opportunità, queste persone che comunque hanno fatto la storia dello sport e hanno un significato importante. Dunque per noi è un grande onore averli qua e grazie per tutto quello che fanno per i nostri giovani.